Purtroppo ci troviamo ancora qui a San Pietro in Fine davanti alla struttura dell'azienda dell'Ares Cosmo, perché sembra che gli accordi che si erano presi l'altro giorno per un tavolo di trattative non sia stato mantenuto. Difatti si sono visti che ci sono venuti dei camion per portar via del materiale. Sì, allora innanzitutto io voglio ringraziare questi ragazzi che comunque hanno messo con tenacia e hanno sacrificato le notti per poter salvaguardare il posto di lavoro. Noi oggi ci troviamo di fronte a un'azienda e una parte imprenditoriale che usa tutti i mezzi più scorretti possibili e immaginabili che ci possono essere. Non c'è stata nessuna possibilità di confronto in merito a questo qua. Loro sono partiti tramite ordinanza di prefetto e tramite indagine di questore, incaricando anche la Digos. Oggi purtroppo questa responsabilità di dover far trovare delle denunce addosso a dei lavoratori noi non ce la possiamo prendere, e quindi diciamo che potrebbe essere letta come una sconfitta, però questa situazione ha fatto molto molto rumore con le forze dell'ordine presenti, polizia, Digos, carabinieri. Si è optato per purtroppo aprire questi benedetti e maledetti sotto certi aspetti i cancelli, e loro si sono presi quella commessa che hanno dichiarato che serviva per lo stabilimento di Aprilia, e che era nata per lo stabilimento di Aprilia e che momentaneamente doveva essere portata sullo stabilimento di Sapinfine, che comunque avanti alle forze dell'ordine. Come presenta all'interno del stabilimento sono presi dei impegni che assolutamente loro non vogliono chiudere questo stabilimento, che la commessa più importante, quella là legata agli F-35, rimane qua in stabilimento, e che ci saranno poi dei tavoli dove poi verranno chiariti tutti gli aspetti futuri di questo stabilimento. È stato detto qualcosa in riguardo agli stipendi ancora da pagare e ai non licenziamenti, così? Allora, io tramite il funzionario della Digos, il signor Rossignoli ha lasciato delle dichiarazioni al questore, cioè si è impegnato a erogare i stipendi, come si è impegnato a mantenere occupato questo sito. Io oggi purtroppo non ho materiale, però se ciò è veritiero ci saranno le parti legali che poi si attiveranno per questo.